Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Basta poco per essere felice. Un bel tramonto. Un bel tramonto. Ho visto lei, un bel mare e Radio Zimari ascoltare. Ascoltare. Hey garçon, ho un'idea. Radio Zimari, a tenervi compagnia nei momenti di allegria o malinconia, con Nadia Solange. E buon pomeriggio, come va? Ben arrivati su Radio Zimari Web. A farvi compagnia in questo venerdì, Nadia Solange, il notiziario delle Isole Eolie Online. Tante notizie, tanta musica nuova come ogni venerdì. E partiamo subito, vi facciamo ascoltare questo brano appena uscito con Ovi on the Drums, che vedo e Chandel con il Gangster. Lo planeo hasta las tres y pico, mami, tengo dos pichas, lo caro y tu culito. Ese cuerpito, mami, no me lo explico, que tu gatito no ronque, que la presión la aplico. Yo que no me amarro, quiero que me engavete. Esa nena que me tiro, mami, mejor que la aprieten. Que yo quiero darte fuego, mami, como un soplete. Lo hacemos mientras tiramos los billetes, yeah. Baby, me tienes sorprendido. Te habilitaste un corazón que ni mi Maya había podido. Te bandido. Decía que no me iba a enamorar y ahora estoy andando perdido. Yo sé que flaquear no entregaste. Dime qué me ha sucedido. Últimamente aborrecido. Esto de la manera lo mío. Y ahora ando con el corazón jodido. Con la faldita que te pones, tú me corres como runner. Se siente como fumar esas cinco blones. Que se supone que me tome, baby, tal que me enamore. Dame rehabilitación de corazones. Y yo no sé lo que hice cuando nos comimos en la turbo diesel. Tú no eres Tori, pa' que te deslice. Yo di mi cora pa' que lo reinicie. Yo de ti me enamoré, ya no puedo disimular. Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal. Baby, me tienes sorprendido. Rehabilita tu corazón que ni mi madre había podido. Alguien que me dé una explicación. Que tú le hiciste a este bandido. Decía que no me iba a enamorar y de ti ya estoy perdido. Sé que flaquear no entregaste. Dime qué me ha sucedido. Últimamente aborrecido. Beyond the Drums, che vedo Chandel con Gangster, il brano che ci ha fatto compagnia con l'apertura della nostra live. E prima di andare avanti con il prossimo brano in scaletta, vogliamo fare gli auguri al nostro Bartolino Leone del notiziario delle Isole Eolie per il suo compleanno. Quindi tanti auguri da Radio Zimari Web, da Nadia e Sasà. Continuiamo ad andare avanti, arriva per voi adesso Anita, il prossimo brano, Mil Veces. Lo sé, ya lo hemos hecho, mil veces, mil veces, mil, mil veces. Voy a darte, darte, pero es prohibido. Lo sé, ya lo hemos hecho, mil veces, en mi mente, pero hay algo diferente. Mil veces, mil, 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 mil,
pero es prohibido. Lo sé, ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces. Sé que te gusta que somos así, nos vemos, lo hacemos low key. Y si no llegamos a dar, de mi cuarto no vamos a salir. No le pongamos condiciones, y si cambiamos posiciones, tenemos malas intenciones. Yo tengo ganas de ti mil veces, mil, 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 mil dalla live di Sasà Santomauro, Latino America dalla live di Nadia Solange, in serata Sunset Disco Zimmari con Sasà, la radio che ti tiene compagnia tutti i giorni. L'orario lo scegli tu. Su Radio Zimari Web, prima del notiziario delle Isole Eolie, andiamo ad ascoltarci un altro brano per voi, Rake insieme a Cari Leon con El Correcto. Te gusta soffrir, te lo advertí. Y a la primera pelea, bien que me escribiste, que quieres venir. Te lo advertí, pero no te importó. Para eso somos amigos tú y yo. Si tu pañuelo de lágrimas soy, cuéntame cómo estaba. ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo. Qué mal trip que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto. Te dije que yo era el correcto. Yo te lo advertí, ves que no miento. De tonto nomás la cara tengo. Y es que cuando tú vas yo ya vengo. Si te rompe el corazón, a besitos te lo arreglo. Y yo, con ganas de cuidarte el corazón, y tú sufriendo por ese cabrón. Es que para consolarte siempre estoy. Y yeah, si tú quieres venirte hoy. ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo. Qué mal y que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto. Te dije que yo era el correcto. Pero que necesidad de relación más. Te voy, no le interesa mirar después. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Alla Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo alla Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato da DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle.
Nel dopoguerra, quando Panarea era abitata da pochissime persone, fu la nascita dell'Hotel Cincotta a mettere in movimento il turismo dell'isola. Il dottor Giuseppe Cincotta, uomo di grande intuito, era nel giusto quando diceva che questo era uno dei posti più belli del mondo e che la gente avrebbe finito per accorgersene. L'hotel, situato su una scogliera a pochi metri dal porticciolo, si presenta nella tipica architettura eoliana, sviluppandosi su vari corpi di fabbrica, così concepito e costruito per non contaminare la bellezza dell'isola. Nelle sue terrazze, l'hotel offre viste incantevoli su Stromboli e sugli isolotti circostanti. La struttura dispone di un accesso privato a mare e di una piscina con idromassaggio. Fiore all'occhiello è il ristorante, il cui menù è frutto di un'appassionata ricerca nella tradizione e nel patrimonio enogastronomico siciliano. Immerso nel verde dei suoi pergolati e giardini, fonde la cordialità della tradizione alberghiera con la funzionalità di un hotel moderno. Oggi, pur conservando l'atmosfera di un tempo, il Cincotta continua ad essere scelto per il suo fascino antico di primo albergo sorto nell'isola di Panarea. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Nadia Solange presenta le ultime notizie, news e novità. Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimari. In collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. E dal notiziario delle Isole Eolie Online troviamo prima pagina Artritando. L'artrite reumatoide, malattia antinfiammatoria, colpisce le articolazioni che diventano dolenti, gonfie, sempre meno capaci di far compiere gesti di vita quotidiana. Oggi esistono delle terapie che hanno come obiettivo la remissione della malattia. La sua diagnosi precoce è un trattamento efficace, permette, se non di guarire il processo infiammatorio, di curarlo arrestandolo. I farmaci sono gli strumenti, ma è poi il medico a saperli usare al meglio, adeguando la strategia al singolo paziente. Di stare lassù, volavo, volavo felice, più in alto del sole. E su Controcorrente Eoliana troviamo clima. Qualche meteorologo eoliano ricorda che ottobre assomiglia a luglio. Non è mai stato così caldo, soprattutto nelle zone interne che non beneficiano della brezza marina, ma al contrario subiscono l'effetto combinato dell'anticiclone africano che dal 25 settembre domina in modo del tutto anomalo il clima nel nostro paese. Le temperature scendono soltanto tra la sera e la mattina presto, comunque sopra la media stagionale. Le ultime precipitazioni a spezzare in modo solo temporaneo la perdurante siccità sono state rare, molto a macchia di leopardo. Il territorio già colpito resta a rischio incendi. A tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna riporta con sé. Isole minori di Sicilia per i trasporti, richiesta dichiarazione stato di emergenza, si muovono il governo Schifani e ANCIB. Il governo regionale intende superare in tempi brevi la criticità dei trasporti verso le isole minori siciliane, dopo l'interruzione dei collegamenti marittimi integrativi causate dalla rinuncia della compagnia Caronte Turis. Ad annunciarlo il presidente Renato Schifani, che a Palazzo di Orlans ha incontrato l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Arico per analizzare le possibili soluzioni della delicata e complessa vicenda. Dopo le note vicende che hanno riguardato il colosso dei trasporti, erano stati i sindaci delle isole minori siciliane a chiedere l'intervento dei governi nazionali e regionali per ripristinare in tempi celeri i collegamenti marittimi integrativi.
Tra di loro ovviamente anche il primo cittadino di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. Si è attivata anche l'ANCIP, cittadine dei 35 comuni aderenti, dicono basta alla ignorata, disattesa e nel migliore caso attuazione dei loro diritti fondamentali quali trasporti, sanità e scuola. Non vogliono più segnalare le gravi situazioni in cui vivono, attendono soluzioni concrete. Una risoluzione della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati: è venuto il momento di individuare questo livello essenziale e adottare le misure per garantirli. I comuni delle isole siciliane hanno chiesto di dichiarare lo stato di crisi che a catena potrebbe estendersi anche alle altre isole minori. L'ANCIM sostiene la giusta protesta dei cittadini insulari ed è pronta a fare proposte per risolverle. Lipari e Comune, dalla rubrica Totò e io pago, sentenze favorevoli, formata la squadra per recupero quattrini. Convegno piano regolatore del porto di Rinella. Il comune di Leni ha programmato per domani una giornata di studi dedicata al piano regolatore del porto di Rinella e al partenariato pubblico-privato. Presenzieranno l'assessore regionale al territorio Elena Pagana e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il direttore del Dipartimento dell'Università di Messina Mario Calogero e il direttore dell'assessorato infrastrutture Salvatore Lizzo. Eolia, il segreto del sequestro di Salvatore Leone. Il circolo equestre è ormai sbarcato alle Eolie in Pompa Magna. Le Eolie, eccetto qualche isola, sono da chiudere un manicomio. Le situazioni che negli ultimi anni si sono sviluppate sul territorio, apparentemente composto da 7 isole separate e scorporate. Ci sono situazioni incresciose, si sono scoperte delle irregolarità considerevoli. Si procede senza alcuna facoltà di uso ad esercitare il provvedimento di sequestro preventivo o probatorio. E così siamo. Le Eolie restano senza navi, senza mezzi di comunicazione e con quasi tutti i servizi pubblici spostati in terraferma, tutti ai danni degli isolani. Isole invivibili, lo Stato dà appuntamenti per le informazioni delle prestazioni e così bisogna viaggiare sempre col biglietto aperto a vita, mare e mezzi di navigazione permettendo, isole fondate sul provvisorio e nastri rossi e bianchi di sequestro apposti per ogni ipotesi di reato. Anche i privati adesso utilizzano questi nastri rossi e bianchi per le proprie esigenze sugli spazi pubblici, isole sotto sequestro come sigarette di contrabbando prima di mandarle in fumo. Il resto mancia, ma in segreto. Ed è morto dopo 2 mesi di agonia l'ex agente della polizia municipale in pensione che era stato investito a Barcellona Pozzo di Gotto. Nino Ligato aveva 66 anni, il 21 agosto era stato travolto da un furgone in via Petrarca, era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato in terapia intensiva con la prognosi riservata. Il sindaco Pinuccio Calabro, l'assessore con delega alla polizia municipale Viviana Dottore e tutti i componenti
componenti della giunta, si legge sulla pagina social dell'amministrazione comunale. Sgomenti per la notizia della morte di Nino Ligato, stimatissimo vigile urbano del comune di Barcellona. Si stringono al profondo dolore dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio per la perdita di un compagno di lavoro e di un membro della famiglia comunale che ha lasciato un vuoto incolmabile e ci uniamo al lutto dei familiari. Il giorno dell'incidente Ligato stava riponendo alcuni oggetti nel portabagagli della sua auto, una Fiat Croma, parcheggiata sul ciglio della strada. Ad un certo punto l'uomo era stato investito da una Ford Transit che lo aveva colpito alle spalle, era stato ricoverato in terapia intensiva e poi sottoposto a un delicato intervento per i gravi traumi riportati. Amici, colleghi e familiari hanno sperato fino all'ultimo in un miglioramento, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate. Un dipendente del comune di Librizzi con le mansioni di addetto all'acquedotto è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato un incendio il 17 settembre scorso vicino alla strada provinciale Patti a San Piero Patti. Deve rispondere di incendio boschivo. Il GIP ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri della compagnia di Patti e quelli della stazione di Librizzi. Le fiamme, senza l'intervento dei primi soccorritori, avrebbero rischiato di propagarsi alle aree boschive, alla macchia mediterranea della zona e alle abitazioni. A poca distanza c'era un insediamento abitativo di circa 10 nuclei familiari che avevano installato all'esterno delle loro abitazioni dei bomboloni di gas. L'incendio, come numerosi altri appiccati nella zona nei giorni immediatamente precedenti, è apparso subito doloso. E continuiamo a parlare di incendi. Ore infernali in provincia di Messina in seguito agli incendi. I roghi che si sono sviluppati nella zona di Villa Franca Tirrena si sono estesi raggiungendo le aree a ridosso delle carreggiate dell'A20. È stato necessario chiudere il tratto dell'autostrada tra gli svincoli di Villa Franca e Milazzo per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno messo a rischio anche le aree di servizio lungo le arterie autostradali. Alcuni automobilisti all'alba si sono ritrovati a dover attraversare lunghi tratti tra le fiamme. Il sindaco di Villa Franca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ha deciso di chiudere tutte le scuole vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro territorio. Nella giornata di oggi tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali, centri diurni sociali e centro di aggregazione giovanile rimarranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza, ha fatto sapere. Le fiamme sono nel frattempo divampate anche nel pieno centro abitativo e molti cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Danni a molti edifici e tantissimi mezzi lasciati parcheggiati in strada avvolti dalle fiamme. Una situazione resa ancora più grave dalla difficoltà nei collegamenti, non solo l'autostrada, ma anche la strada statale è in tilt per il traffico paralizzato, con inevitabile complicazione nell'arrivo dei soccorsi. È in corso in prefettura Messina una riunione per il coordinamento soccorsi e l'assistenza alla popolazione interessata dagli incendi divampati nel territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell'unità di crisi a Villa Franca Tirrena, Saponara, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Capodorlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo. Dalle prime ore del mattino sta operando su Villa Franca un aereo ed è stata riaperta anche l'autostrada da Messina in direzione Palermo e anche il tratto da Milazzo a Messina. Gli incendi non hanno interessato le linee ferrate che stanno subendo ritardi per lo sciopero in corso. Si continua ad operare nei diversi comuni con squadra del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadra di volontari attivate. Thank you.
I giudici della sezione unite del Consiglio di Giustizia Amministrativa, presidente Ermano De Francisco, relatore Antonio Caleca, hanno sospeso l'ordine di demolizione del comune di Malfa nell'isola di Salina sulla casa del Postino, resa celebre dal film con Massimo Troisi. Secondo i giudici è lecito attendersi in futuro la tutela del bene per il suo alto valore culturale e artistico. A rivolgersi al giudice amministrativo Giuseppe Caffarella, proprietario dell'immobile, che ha ricevuto l'ordine di demolizione dell'amministrazione comunale, che ha dichiarato abusivo l'immobile perché costruito in area sottoposta a vincolo paesaggistico entro i limiti dei 50 metri dalla battiglia. L'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana non ha concesso la sospensiva. I giudici di appello hanno rilevato che il proprietario ha chiesto alla sovrintendenza, ai beni culturali, all'assessorato e alla Commissione Speciale della Regione di dichiarare l'interesse culturale e paesaggistico del bene. In effetti, si legge nel provvedimento scritto dal giudice, la casa del Postino risulta già iscritta nella carta dei luoghi dell'identità e della memoria della Regione Siciliana e nel 2000 la stessa regione ha assunto precisi impegni nei confronti dell'UNESCO per la valorizzazione dell'immobile. Gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar Lisca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio, rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel Lisca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Lisca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel Lisca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. L'Odie, it's live and living scotcha. Bang 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 bang. Hey yo, chat to Emmanuel. Yes, en la arena. El cielo azul, quiero mezclarme contigo como el Boca y el Red Bull. El sol te pone morena, me gusta full como los días lluviosos de nuevo cuando estás tú. Real way. Y aquí estamos una noche más, borracho frente al mar. Tú bailas mi
Faccio sì che con le notizie del notiziario delle Isole Eolie Online abbiamo finito. Vi ricordo che li potete approfondire su notiziarioeolie.it e su gds.it. Your body that's stuck in my brain. Love the energy, the way that I free, baby girl. Me want get the pleasure and pain. Sexy mommy, till the day when me meet her, my life gets sweet and me can't complain. You make me head feel high like plane. Start up the engine, fire aquí and flame. Una noche más, borracho frente al mar. Tú baila mientras yo te estoy viendo. Hacerlo contigo es tan especial. Hoy que te hago lo oficial. Contigo me voy en sentimiento. Tres metros sobre el cielo y eso sin fumar. Baby, tú eres una diosa, camina por encima del mar. Te mantengo en el auto en mar. Dime si tú vienes o te paso a buscar pa' llegarle. Baby, si tú quieres lo hacemos oficial. Hace rato en mi cama, juégate local. Busca los videos y nos vamos viral. But bang, 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 yo. Baby girl, I'm in love how you do it. Love see you move your body from beach. Rapido, rapido, lento, lento. Keep doing it, sing and movimento. Baby girl, just bubble that thing. Shake that body, girl, shake for the king. Cause you don't know same love how you swing. That will make him invest in the ring. Una noche más, borracho frente al mar. Tú baila mientras yo te estoy viendo. Y hacerlo contigo es tan especial. Estoy que te hago. Contigo me voy en sentimiento. Y aquí estamos una noche más, borracho frente al mar. Tú baila mientras yo te estoy viendo. Hacerlo contigo es tan especial. Hoy que te hago lo oficial. Contigo me voy en sentimiento. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. E dopo di È ora di con San Paolo e Manu e Turiso andiamo a Williams e let's go. Balvin con Let's Go. Let's go, let's go, 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 let's go. Race. Ando siempre contento, mi gente contenta, la vibra en aumento. Tú eres la crema, el reglamento, es que baile todo el mundo hasta la monja del convento. Ey, 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 esto lo prendemos, lo prendemos. Ponte en el poco, mami, porque no te veo. Luce tu sexy jean, patin, tin, mamá, tu ran tan, que te pari y lo rompemos. Se prende el barrio a nivel mundial, todo el mundo activo, latino, que yo brillo porque nace pa' brillar. Yo soy la luz, no me puedes apagar. Yo a la pego, si la pego. Yo soy mío, estás en fuego. Prende luces, no me despego. Ando haciendo el moonwalk por la disco Lego. Let's go, let's go, let's go. 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 Race. Coming through like turbo, rapping with the verbo. Break through the barricade, jump over the hurdle. Gotta get over before I get under. Number one, numero uno, universal. Ay, ay, ay. Y'all better follow the leader. Never looking back, that's why I can't see ya. Yala, yala, we say inshallah. I'm gonna live my life, no fear. Se prende el barrio a nivel mundial. Todo el mundo activo, latino, que. Yo brillo porque nace pa' brillar. Yo soy la luz, no me puedes apagar. And you can see me up on the podium. People go wild, pedal podium. I'ma be holding the golden. Told him, I told him, I told him that I don't wanna wait no more. And I don't wanna be late for the show. And it's about to go down this evening. On God, it's about to blow. So let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go.
Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. E la musica è il miglior accompagnamento dell'autunno. E quando ci sei tu? È il miglior accompagnamento dell'autunno. Su Radio Timari vi presentiamo le canzoni più cool del momento. Radio Timari Web. Continuiamo ad andare avanti su Radio Gimari Web. Per voi è il Micia con Lennox Descontrol. No hay más así, que así me vuelve loco a mí. Es como un descontrol, como un descontrol, como un descontrol, como un rock, como un rock, como un descontrol, como un descontrol, como un descontrol, como un rock, como un rock. Baile más con esa sabrosura, qué rica, qué dura, como la latina de su kit en la cintura, la que tiene fuego caliente temperatura, lo rico que baila y lo rico que tú te mueves, tiene a los hombres chocando con las paredes, la red me quitó, la dueña en las redes, que más se habla y nadie la promueve, cuando llega party es Mercedes, se nota, se pasa, se cede, no es de Moscú pero le gusta la nieve, baile que tú el dinero le llueve, fuma todos los días menos los jueves, enamorarse never, dice que ella misma forever. Que es lo que más loca cuando ve. Mommy, we can have a party. It's whatever you want. Girl, you got it on me. Yeah. Come on, baby, take it away. The speakers are pumping. Now you got me crazy. Hay como un descontrol, como un descontrol, como un descontrol, como un rock, como un rock, como un descontrol, como un descontrol, como un descontrol, como un rock, como un rock. Take it when it's on me. You never miss it. I beat the way those hips don't lie. It's iconic. It's something you can't manage. Her body language is Spanish. You out here trying to know what she's saying, but you can't even translate it. She's out of control. But baby, give me more. I'm not asking for much, cause it's how you roll. Tell me what's happening after this. The way she got me going is critical. Il Micia con Descontrol. Andiamo a dare una notizia appena arrivata proprio in questo momento su Tardes de Musica. Collegamenti marittimi con le isole minori affidati alla compagnia SNS Schifani Arrigo, individuata soluzione svolta storica per i trasporti, individuata la soluzione per garantire i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia per i prossimi anni. Il governo Schifani, in corso della seduta straordinaria di giunta di stamattina, ha infatti dato il via libera alla proposta dell'assessore delle infrastrutture Alessandro Arrigo, sulla base di un accordo già raggiunto con il Ministero dei Trasporti, visto che le procedure per i nuovi contratti sono andate più volte deserte. Sarà la compagnia di navigazione SNS che effettua già le corse per conto dello Stato a effettuare anche i collegamenti attualmente garantiti dalla Regione, che comunque continuerà a finanziarli. Il Dipartimento Regionale dei Trasporti potrà usufruire dell'estensione della Convenzione dei Servizi di Trasporto Passeggeri e Merci attualmente effettuati nell'ambito della Convenzione Nazionale in scadenza nel 2028. Nostro dovere, evidenzia il Presidente della Regione Renato Schifani, era quello di trovare una soluzione per evitare che le condizioni di trasporto ormai critiche potessero sfociare in causa di emergenza sanitaria e sociale, come tra l'altro anche i sindaci delle isole minori hanno rappresentato.
Continueremo ad ascoltare le eventuali esigenze che ci dovessero essere rappresentate dalla comunità locali per evitare il loro isolamento proprio in vista della stagione invernale. Il costo integrativo dei nuovi servizi relativo a 4 lotti è stato quantificato in 14 milioni di euro all'anno, somme che saranno a carico della regione siciliana, una soluzione resa possibile grazie all'applicazione del quinto di obbligo sull'ammontare dell'intera commessa nazionale che vale 660 milioni di euro e sulla quale c'è già anche la disponibilità della compagnia di navigazione società consortile concessionaria dal contratto ministeriale. Il percorso alternativo individuato per 12 mesi rinnovabili non precluderà la possibilità per la regione di indire nuove procedure di gara. Dopo le varie gare andate deserte, compresa la procedura negoziata, la quale sono stati invitati 32 operatori europei del settore, di cui 14 stranieri, aggiunge l'assessore Arico, siamo una svolta. Riteniamo di aver individuato l'unica soluzione percorribile per garantire il trasporto con le isole siciliane. Voglio ringraziare il lavoro svolto del Dipartimento del mio assessorato e sottolineare l'attenzione puntuale dei prefetti di Palermo, Trapani e Messina durante i giorni di emergenza. Il nuovo servizio, che partirà già nelle prossime ore, non comporterà aggravi di spesa per la regione oltre quelli già previsti annualmente, anzi l'utilizzo della convenzione statale farà sì che i servizi espletati saranno migliorati. E noi, dopo questa buona notizia arrivata all'ultima in redazione, continuiamo ad andare avanti con la musica. Penultimo brano in scaletta per voi, Gente de Zona, Demasiado. Tuve que aprender a caerme y ponerme de pie. Y aunque perdí todo, yo nunca he perdido la fe. Yo siempre confié. Porque de dónde vengo, a mí me enseñaron que nadie se rinde y lo malo lo enfrento. No existe mi excusa y el miedo se usa para seguir creciendo. Mucho me jodí, y aunque me dijeron que era imposible, yo lo conseguí. Y ahora estoy aquí. Que me criticaron, los que dijeron que yo no podía, y como siempre le saqué la mano. Y yo sé que hay algo que no se le va a borrar de la memoria. Ustedes saben muy bien. Y es que mi nombre es tan grande que seguimos siendo la historia. Y ahora estoy aquí. Yo soy demasiado y sigo siendo yo.
Panarea, nella Baia di Zimmari. Nella Baia di Zimmari. C'è Radio Zimmari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie. E su Radio Zimmari Web siamo arrivati così alla fine di questa live. Ma vi ricordo che subito dopo ci sarà Sasà con il suo Sunset, quindi restate collegati su Radio Zimmari Web. Adesso vi ricordo subito da dove ci potete ascoltare. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica, più musica. Quindi mi raccomando, ascoltate Radio Zimmari Web. A me non resta che rinnovare l'appuntamento a domani pomeriggio con tanta musica e altre notizie. Adesso vi lascio a Tito il Bambino con Solo Tu. E noi ci vediamo domani. Hasta mañana. Gracias. Ciao. Buena tu gente, solo tú, así eres tú. Es que tú eres lo mejor que me pasa en la vida. Tú eres la persona que tanto yo quiero. Contigo no importa la fama ni el dinero. Contigo el amor solo no es para febrero. Yo te amo el año entero. Contigo yo aprendí mis valores. Siento tus lágrimas cuando llores. Si me he vuelto mal dinero regalando flores, porque tú me enciendes, solo tú me comprendes, solo tú, tu vibra tan buena, tu gente, solo tú, y es que tú. De nuevo, tú con tu loca manía de hacerme feliz y yo tan pendejo. Si volviera a elegir, no perdería ni un momento en tratar de remediarlo todo y empezar de cero. Immergiti nello spirito di Radio Zimmari Web. Ci trovi a Panarea. A farvi compagnia nelle live sono sempre Nadia e Sasà. Radio Zimmari, la tua perfetta colonna sonora.